sing this song, doo-da, doo-da. Well, everybody sing this song all the doo-da day. Everybody sing this song, doo-da, doo-da. Well, everybody sing this song all the doo-da day. Ciao, bimbi! La protagonista della storia di oggi è una zucca, un po' zuccona, e ora capirete il perché. C'era una volta un bell'orto, e dentro l'orto c'erano tanti tipi di verdure, fagiolini, pomodori, prezzemolo, carote, insalata, e una bella zucca gialla e tonda, con una corona di foglie verdi intorno, che lucidava tutte le mattine, con le grosse gocce di rugiada. Eh sì, perché la nostra zucca ci teneva molto. Era un personaggio importante da quelle parti. Tutte le mattine, appena il primo raggio di sole raggiungeva e scaldava l'orto, non c'era verdura e verdurina che non le rivolgesse un saluto pieno di riguardo. Come sta, signora zucca? Dormito bene? Oppure, signora zucca, come sono belle le sue foglie stamattina? O ancora, buongiorno signora zucca, i miei omaggi. La zucca si gongolava tra tanti onori e rispondeva come una vera regina. Un giorno capitò che i fagiolini sentissero il contadino che diceva ad un suo amico: pensavo di piantare dei girasoli quest'anno nel pezzo di terra dopo quella zucca. Però prima voglio fare una prova, ne pianterò uno per vedere se è un buon terreno per questa pianta. Nell'orto ci fu subito un gran subbuglio, arriva un forestiero e va ad abitare proprio vicino alla zucca. E la zucca, come potete ben immaginare, era proprio contrariata da questa novità. Temeva soprattutto che il nuovo arrivato le contendesse il posto di spicco che si era guadagnata tra gli altri ortaggi. Il giorno dopo, infatti, il contadino arrivò e piantò di fianco a lei un bel girasole alto, o almeno alla zucca sembrava così, e se ne andò. Il girasole però teneva la testa voltata dall'altra parte, visto che il sole era ad est, e non poteva vedere né la zucca né tutti gli altri abitanti dell'orto. «Che maleducato!» disse subito la zucca, «appena arrivato e non si degna nemmeno di salutare! Ma chi si crede questo?» Però pian piano venne mezzogiorno e nel primo pomeriggio, mentre tutti sonnecchiavano sotto un sole cocente, si sentì: «Oh, ma che vedo! Ci sono altri abitanti in questo posto! Permettete che mi presenti, sono il girasole!» E tutti ricambiarono il saluto cortesi. Il girasole era davvero di buone maniere ed ebbe una parola simpatica per ciascuna verdura e verdurina dell'orto e anche per la zucca, certo. Ma lei rispose con sufficienza. Doveva fargli capire chi era lei. Passati alcuni giorni, tutte le verdure dell'orto trovavano il girasole molto simpatico e cordiale. Gli chiedevano anche consigli e se riusciva a vedere il contadino arrivare con l'acqua. La nostra zucca non riusciva a sopportare questa cosa. Come? Non la riverivano più come prima. Ed era colpa di questo novellino che faceva tanto il fine. Ma lei non andava giù che non la salutasse di prima mattina e che aspettasse fino al pomeriggio. Pensava giusto a queste cose una sera quando sentì un solletico su una foglia più verde e più grande. «Bussa via di lì! Ci manchi anche tu, vermetto verde! Non ne ho già abbastanza di problemi io?» inveì scocciata. «Oh, mi addolora sapere che sei crucciata, mia bella zucca! Io però posso aiutarti se vuoi!» «Beh, perché? Chi sei di così speciale?» riprese quella, fingendo noncuranza. «Sono il vermicello dei desideri. Tu puoi esprimerne uno ed io te lo esaudirò.» «Veramente? Allora sta a sentire. Se proprio posso esprimere un desiderio, è che piova sempre. Così il girasole non potrà seguire il sole nel suo percorso e non girerà più la sua facciona verso di me e verso tutto l'orto. Così le verdure torneranno a riverirmi come prima.» «Sei proprio sicura, zucca, di volere questa cosa?» «Ma certo che sono sicura.»
Va bene, da domani mattina avrai la pioggia. E così dicendo, il vermetto se ne andò con un salto. L'indomani, infatti, il sole era nascosto da nuvoloni neri che presto scoppiarono in un temporale. E le verdure dell'orto dissero: signora Zucca, come sta? Un po' di fresco non va male. Cosa ne pensa di questa cuona, signora Zucca? Renderà le sue foglie ancora più brillanti. La zucca era tutta contenta di queste attenzioni. La mattina dopo ancora pioggia e la terza mattina di pioggia però erano tutti un po' scontenti e finirono per non parlare più, ognuno immerso nelle proprie preoccupazioni. La zucca cercò di parlare con qualcuno, ma ebbe risposte striminzite. Allora iniziò a lamentarsi borbottando sottovoce: «Ecco, non mi parlano più! E non viene più il sole! Anche le mie foglie sono tutte sciupate e non mi piace stare così tanto a mollo!» «Ah, come sono stata sciocca a chiedere questa cosa al vermetto dei desideri!» «Mia cara zucca, mi hai chiamato?» Fece capolino il vermetto da sotto un fiore ombrello. «Oh, vermetto, meno male che sei qui! Guarda che disastro ho combinato!» «Eh sì, hai capito di essere stata proprio una zuccona?» rispose il vermetto. «Ma se vuoi, puoi riparare al danno!» «Ma certo che voglio! Diventerò amica del girasole e non sarò più così vanitosa e altezzosa! Ho capito! Ma tu fa tornare il sole, ti prego!» «D'accordo! Ciao!» E il vermetto dei desideri sparì sotto il suo fiore ombrello. La mattina dopo, il sole. La zucca aspettò con impazienza fino al primo pomeriggio, quando il girasole voltò il capo. «Amico mio, come stai?» «Cara zucca, ti ringrazio. Sono contento che ci sia di nuovo il sole, ma sono ancora più contento della tua cortesia.» «Sì, girasole, mi devi scusare se non ti ho accolto così bene all'inizio, ma sono stata sciocca e ora spero che diventeremo buoni amici.» «Ma con piacere», rispose il girasole. E così chiacchierarono tutto il pomeriggio insieme a tutte le altre verdurine dell'orto. Avete capito, bimbi? Questa zucca era molto vanitosa e quindi si è comportata come una zuccona. Cari bimbi, io vi aspetto alla prossima puntata di Le favole di Isabella. A presto, ciao a tutti! Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song all the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song all the do-da day.